io vi riporto un po' l'esperienza che abbiamo fatto al MUSI, al Museo dell'Industria del Lavoro di Rodengo Saiano. Ci è stato proposto da questo collezionista che abita a Castegnato, quindi in un paese vicinissimo, Rodengo Saiano, è un collezionista di materiale legato al mondo della guerra in generale, dalle guerre risorgimentali alle ultime missioni italiane, quindi parecchio materiale che copre davvero 150 anni di storia. In questo caso la sua idea era installare da noi una mostra sulla Prima Guerra Mondiale proprio in occasione del centenario, del 15-18. L'idea ci è piaciuta subito, anche perché è vero che siamo un museo della tecnica, ovviamente anche un archivio storico, quindi abbiamo in archivio anche parecchie cose riguardanti più la seconda, ma anche la prima. Non è stato un lavoro semplicissimo, perché all'inizio la mostra doveva essere una mostra di reperti, di cimeli, come se ne vedono tante. Parlando poi è venuta fuori questa idea di ricostruire una trincea della Prima Guerra Mondiale in un luogo chiuso. Naturalmente non potevamo scavare, diciamo così, il terreno del museo, perché era troppo ambizioso anche per noi, anche se abbiamo a volte anche idee bislacche. Abbiamo deciso di ricostruire una trincea, diciamo così, sopraelevata, quindi un camminamento, naturalmente essendo didattico a livello anche di bambino, perché quando abbiamo delle scolaresche, dalle elementari soprattutto alle medie, perché poi è il nostro pubblico di riferimento, perché sono quelli che chiedono di più di poter accedere alla visita in trincea, doveva essere una trincea, diciamo così, abbastanza bassa. Allora è vero che le trincee, quando venivano scavate ai soldati all'inizio, se era una, diciamo così, una situazione provvisoria, erano basse, perché logicamente si scavava il più fretta possibile, quindi si stava un po' diciamo accucciati. Ma sappiamo benissimo che esistono trincee anche profonde 6, 7, 8 metri su più piani. Naturalmente questo non era riproponibile. E abbiamo logicamente cercato di condensare nello spazio di un po' più di 20 metri, diciamo così, 22 per la precisione. Qui adesso mi è entrato un po' in crisi il computer. Una serie di situazioni che potevano vivere i soldati della Prima Guerra Mondiale in una trincea. Quindi, René, tu sai come si fa? Alt F4. Perdonatemi, ma sono un utente Mac e quindi ancora, con questo ancora. Alt F4. Perfetto, grazie mille. Abbiamo cercato di condensare in una ventina di metri, diciamo, tutta una serie di situazioni tipiche, giornaliere, che poteva vivere il soldato. La prima cosa che però ho comunicato alle guide, che logicamente fanno la solita visita guidata in questa trincea, è stata questa. Ho cercato di chiarire una cosa che per me è importante. Noi come museo non siamo la scuola, okay? Quindi non possiamo riproporre la lezione scolastica all'interno di un museo. La scuola tratta la Prima Guerra Mondiale, soprattutto le terze medie, perché poi in realtà sono il nostro, diciamo così, i nostri fruitori, quelli che ci chiedono la visita alla trincea più spesso, perché ce l'hanno in programma, nel programma della terza media. E loro trattano l'argomento, diciamo così, nel modo libresco, classico, quindi le cause, le alleanze, i vari fronti, hanno la loro linea del tempo sulla quale poi piazzano tutti gli avvenimenti, i paesi, le date, le persone. Ecco, non volevo che questa cosa venisse riproposta in trincea, perché questa cosa a scuola viene un po' studiata come se fosse una poesia, perché logicamente devono riportare la lezione al professore, quindi se le devono studiare a memoria queste cose. Volevo piuttosto che questa cosa da noi diventasse una sorta di concretizzazione
quindi qualcosa che si potesse toccare, vedere delle cose che studiano a scuola, quindi un supporto, un po' come diceva stamattina il professor Tombola, diciamo così, quei riquadri che vengono messi all'interno del sussidiario, cioè quegli approfondimenti che di solito risultano per i ragazzi sempre più le cose più interessanti, perché di solito, mi ricordo quando ero piccolo, andavo subito a vedere quella roba lì, piuttosto che leggermi, diciamo così, il testo dall'inizio, no? E se parli nel testo scolastico di un cannone, non hai davanti un cannone, qui invece tu hai la possibilità di vederlo, quindi qual è la differenza tra un hobby e un cannone? Qui puoi scoprirlo, logicamente, no? Quindi noi abbiamo dovuto selezionare alcuni contenuti e abbiamo dovuto cercare qual è il modo migliore per passare questi contenuti anche dei ragazzi piccoli. Perché la prima, diciamo così, il mio dubbio si è venuto, la domanda che ci siamo posti è come raccontiamo un fatto comunque bellico, tragico, sanguinoso a dei ragazzi di terza media. Cosa non facile, perché logicamente è un argomento abbastanza delicato, soprattutto quando non lo tratti in maniera libresca, ma quando fai vedere alcune situazioni che poi sono situazioni anche crude. Perché per esempio, per fare un esempio pratico, abbiamo il classico morto nella no man's land, diciamo così, steso a terra, perché logicamente dovevamo mostrare anche quello, dovevamo mostrare anche il brutto. Abbiamo l'ospedaletto da campo con il ferito insanguinato. E quindi come raccontare queste cose a dei ragazzi di terza media? E allora lì ci siamo un po' documentati. Diciamo che adesso non è il mio genere di lettura, però ho trovato una frase di questo professore, di questo docente, che si chiama Walter Focchessato, non so se avete avuto modo di leggere il suo libro, si chiama Raccontare la guerra, la storia della guerra ai bambini, una cosa del genere. E lui tratta una serie di testi, di letteratura, nel quale è stata trattata la guerra. E c'è una frase che secondo me diciamo così, riassumeva, era abbastanza significativa e la portiamo un po' come bandiera per partire nella visita in trincea. Adesso non mi piacciono molto le citazioni, cerco di parafrasare un attimo. Lui dice praticamente che per far passare il concetto di non senso della guerra dei ragazzi così giovani, la guerra la devi analizzare, quindi in realtà ci devi passare attraverso quel passaggio. Perché molto spesso il moralismo scolastico, dal quale tendo a prendere le distanze, logicamente non tutti i professori sono di quello stampo, fanno una perorazione abbastanza, lui dice, noiosa e debole attorno alla pace. Vabbè, questa cosa ci siamo passati tutti, nel senso, il classico professore dice disegniamo la pace, disegniamo, oppure non so, quando ero piccolo io per esempio, e basta con la violenza negli stadi, ti davano quel compito, tu non capivi un bel niente, perché logicamente ti stava anche un po' antipatica la pace in quel caso, perché diventava un compito, però della pace non avevi capito nulla praticamente. Io vi dico che ero divoratore di immagini da piccolo, la pace l'ho capita solo quando andando a vedere le immagini delle case distrutte, perché io, che ero particolarmente legato al nucleo familiare, mi sono immaginato, diciamo così, senza un tetto sulla testa, quindi senza quel contatto familiare, mi sono immedesimato in chi quella casa non ce l'aveva più, e lì capisci, diciamo così, il senso della pace, ma solo attraverso un'analisi di questo tipo di immagini che sono riuscito a capirlo. E penso che comunque i ragazzini questa sensibilità possono tranquillamente averla. Allora, la visita, userò una parola che è abbastanza di moda adesso, è immersiva, cioè ti permette di entrare fisicamente nell'interno della trincea. Abbiamo messo per esempio anche dei rumori tipici di un assalto della prima guerra mondiale, quindi il ragazzino che entra ha la possibilità di sentire le bombe, le mitragliatrici, i soldati che vanno all'assalto. Gli lasciamo quel minuto e mezzo, diciamo così, dove la guida non parla, e hanno la possibilità appunto di, non a livelli altissimi, perché si sa che durante la prima guerra mondiale addirittura si rimaneva sordi anche per qualche giorno, insomma c'erano dei problemi legati anche all'udito, perché il rumore era molto forte.
non potevamo logicamente mettere gli odori della Prima Guerra Mondiale, che da descrizioni da libro si sa erano terribili, dalla decomposizione ai soldati che non si lavavano, all'urina, alle feci, insomma, e quant'altro. Quindi abbastanza forte anche come esperienza, non l'avremmo probabilmente nemmeno fatto, ecco, anche se ne avessimo avuto la possibilità. Quindi questo secondo me è importante, non siamo la scuola, quindi offriamo questo tipo di esperienza alternativa rispetto alla scuola. Allora, cosa c'è in mostra? Allora, ci sono prima di tutto i reperti, quindi la possibilità anche di toccare il reperto, perché in trincea i reperti sono tutti originali. Okay, non c'è solo la trincea, c'è anche una parte dedicata ai cimeli e diciamo così è l'esposizione un po' più da museo classico, quindi quella con le classiche vetrine all'interno delle quali sono posizionati per temi i vari reperti, c'è la vetrina dell'ardito, c'è la vetrina del bersagliere, del carabiniere e così via. E quindi dal reperto, diciamo così, passiamo a delle suggestioni, a degli aneddoti, perché logicamente cerchiamo anche di essere abbastanza accattivanti al nostro racconto, proprio per non perdere il ragazzo, cioè cerchiamo sempre di attivare quel meccanismo dello stupore, perché abbiamo visto che logicamente i ragazzi dopo un po', quando li racconti diciamo così una storia sul Primo Mondiale, tendi a perdere un po' l'attenzione, la devi recuperare subito. Per intenderci, abbiamo per esempio nella baracchina, adesso sono sempre sulla stessa immagine, ma in realtà ne ho tante, quando andiamo nella baracca del... passa, questo qui è il libro che vi dicevo prima, comunque, eccolo qui, è Raccontare la guerra, libri per bambini e ragazzi. E abbiamo messo volutamente, qui non si vede, ma nell'angolino di lì per esempio c'è un ratto, ok? E lì subito vedendo il ratto i ragazzi si catalizzano l'attenzione su questa cosa, e quindi tu gli vai a raccontare che comunque il ratto era un animale tipico che viveva nella trincea, perché andava a rosicchiare, diciamo, quello che i soldati lasciavano, la lana, però diventava anche il mangiato in certi periodi, no? E quindi lì tutti i ragazzi, oh, una cosa incredibile, quindi li vai a recuperare subito, soprattutto i ragazzi di terza media. Ecco, cerchiamo di attivare anche questi piccoli trucchi che secondo noi per loro diventano anche una cosa divertente, cioè divertente no, perché in realtà mangiare topi non è bello, però ok. Lo stupore secondo noi passa anche poi da una certa estetica della guerra, perché so che non tutti saranno d'accordo, ma nonostante sia un passaggio terribile della storia del Novecento, comunque anche la guerra ha una sua estetica, se vogliamo, che sia l'immagine dipinta, l'immagine fermata sull'astra, l'immagine del fotocineoperatore che riprende la guerra, perché poi non dimentichiamoci, la Prima Guerra Mondiale è stata anche la guerra, diciamo così, fotocine ripresa, quindi non solo dagli operatori, penso per esempio a Prevost, Attilio Prevost era inviato e andava a far fotografie sul campo. Ci sono immagini bellissime, ci sono immagini che potrebbero essere tranquillamente tratte da un film di Bergman, quindi cioè, vedete che anche la guerra ha una sua estetica. E poi logicamente facciamo anche brevissime letture perché non vogliamo poi annoiare, però ecco, io un libro che mi porto sempre dietro e non temo a citarlo, perché l'ha citato stamattina anche il direttore Poggio, è Nelle tempeste d'acciaio, perché secondo me Nelle tempeste d'acciaio di Junger è uno dei libri più lucidi che descrivono la Prima Guerra Mondiale, descritti proprio da una persona che l'ha vissuta in maniera anche esagerata sì, anche esagerata, assolutamente, però ecco, la bellezza dell'immagine descritta, perché è vero, noi vediamo qui un'immagine fantastica, però quando tu leggi nella notte e in guerra del soldato in trincea e leggi di quest,
queste muraglie di fumo illuminate, ok? Che si muovono sul campo, quella lì secondo me è una suggestione forte e sicuramente ognuno se la immagina in maniera diversa, però il ragazzo, diciamo così, si crea un film in testa, okay? E quindi diventano delle suggestioni fortissime anche, e forse anche un modo per invogliare a leggere dei testi che molto probabilmente un ragazzo pensa noiosissimi. Ma in realtà nelle Tempeste d'acciaio, per esempio, lo leggi d'un fiato nonostante sia un tomo alto così, perché effettivamente è una descrizione lucidissima, cruenta, con delle immagini stupende della Prima Guerra Mondiale. Okay. Non dimentichiamoci mai che però siamo un museo della tecnica, che non siamo un museo d'arte, per esempio. E quindi di cos'è che parliamo principalmente, ragazzi? Parliamo principalmente e soprattutto del salto tecnologico, del fatto che la Prima Guerra Mondiale sia ancora una guerra per certi aspetti antica, okay? Combattuta con mezzi di un'altra epoca, spesso medievali, perché un'altra immagine qui. Allora, se guardate per esempio Uomini contro di Rosi, il film, che bellissimo, vi consiglio, ma che avrete già visto perché siete studiosi dell'argomento. Vedete, i nostri soldati italiani, in questo caso però inglese, però erano molto simili, sono armature medievali, questi nostri soldati italiani che escono dalla trincea per andare a tagliare i reticolati con delle armature medievali pesantissime. Vengono falciati dalle mitragliatrici perché in realtà non avevano ancora preso coscienza del fatto che quella guerra lì veniva combattuta spesso con mezzi antichi, ma andavano incontro a tecnologie modernissime. E quindi in questo caso la mitragliatrice, che era totalmente stata sdoganata nella Prima Guerra Mondiale, nonostante fosse un mezzo che veniva utilizzato anche nelle guerre secessioni americane, ma logicamente arma disumana era stata, diciamo così, messa da parte. Logicamente nella Prima Guerra Mondiale devi ammazzare nel minor tempo possibile le più persone possibile, quindi è stata tranquillamente rimessa in campo. Per intenderci, la mazza ferrata utilizzata dai soldati, e qui adesso poi c'è addirittura i bimbi d'Italia cresciuti a scuola dell'amore, sappiano che sante lodi per i barbari che calpesta la civiltà. Però una cosa del genere la si usava da una parte e anche dall'altra, perché comunque quando c'erano, diciamo, i gas che stordivano i soldati sul campo per risparmiare i proiettili, si andava con la mazza ferrata, si dava un colpo in testa e si finivano anche i soldati. Quindi una barbarie ancora, se vogliamo, di stampo medievale. Però stiamo comunque parlando della prima guerra mondiale. E quindi parliamo proprio del salto, diciamo così, da una guerra, del braccio, del muscolo, dello scontro faccia a faccia, che comunque c'è ancora, dello scontro diretto sul campo, a una guerra che diventa sempre, con i mezzi tecnologici più avanzati, molto spersonalizzante, e quindi il nemico diventa quasi invisibile, perché se pensiamo per esempio alla canna rigata, la canna rigata ti permette di prendere la mira sempre più da lontano, okay? Con una precisione maggiore ai fucili che si utilizzavano nell'Ottocento. E quindi il nemico diventa sempre di più, nonostante le trincee fossero molto vicine, qualcuno che non vedevi in faccia. Non so, pensiamo al film Barry Lyndon, vediamo questi due schieramenti che si fronteggiano in campo aperto e si vedono in faccia, avanzano l'uno verso l'altro, però sono scoperti a viso scoperto e avanzano, anche perché diciamo così, la percentuale di riuscire a colpire con l'avversario con una canna non rigata era molto bassa, quindi si poteva tranquillamente arrivare poi al corpo a corpo. Prima guerra mondiale con la canna rigata sarebbero morti tutti in un batter d'occhio, se avessero continuato a combattere in questo modo. E la mitragliatrice, abbiamo detto, l'aereo, quindi il nemico diventa invisibile perché diventa un nemico che non vedi perché è in cielo, quindi non sai da dove ti arriva il mattone, la flechette, la bomba che ti cadrà in trincea. Il nemico diventa invisibile perché comincia a combattere da sotto il mare, quindi i sottomarini, ok? Pensiamo solamente a un caso, all'affondamento del Lusitania. Ecco, anche questa è una cosa che forse nei programmi scolastici non è inserito, però c'è per esempio un
film di Winsor McKay, forse uno tra i primi a utilizzare il famoso rodovetro, che adesso qui non ve lo faccio vedere perché sono comunque 18 minuti, ma è un film, un'animazione stupenda, okay, che tratta proprio questo tema dell'affondamento Lusitania. Siccome Lusitania comunque è stato, diciamo così, uno dei carni attorno a cui è ruotato la prima guerra mondiale, perché poi è stata una delle cause che ha fatto entrare l'America, diciamo così, nel conflitto, forse quella cosa lì, quell'elemento in più da inserire a scuola non sarebbe male. Però dubito che nelle scuole italiane venga fatto vedere l'affondamento del Lusitania. Noi logicamente non l'abbiamo ancora inserito, però era un'idea, magari non farlo vedere tutto per i suoi 18 minuti, però uno spezzone sicuramente sì, anche perché, sempre legandomi al tema di prima dell'estetica della guerra, quello lì è un film stupendo. 5 minuti, va bene, chiudo abbastanza rapidamente. Mi ricollego ancora a Junger, visto che posso, è stato sdoganato stamattina, okay? Lo stesso Junger lo dice, la chiama la lotta dei materiali, okay? La guerra dei materiali, perché la guerra adesso la si combatte in trincea, ma la si combatte anche in azienda, la si combatte nel laboratorio chimico, e diventa una guerra, come dicevo prima, spersonalizzante, di macchine, perché comunque anche l'uomo diventa parte della macchina, si fonde con la macchina, quasi diventasse un cyborg, comincia, diciamo così, a fondersi con la macchina. Se pensiamo ai nostri soldati moderni, quelli che combattono le nostre missioni più moderne, hanno una serie di dotazioni tecnologiche che lo rendono veramente un cyborg, okay? Ma basta fare l'esempio dai ragazzi del film Terminator per capire che, diciamo così, è direttamente collegato. Come tu lo tema. Fai quell'esempio lì? Io non l'ho mai fatto, perché mi è venuto in mente qualche giorno fa, quando poi mi hai detto vieni a fare questo intervento. Però effettivamente, pensandoci, è una cosa che i ragazzi capiscono subito, nonostante forse non sia nemmeno più Terminator legato alla loro generazione, perché è già un film più della mia, ecco. E poi, ultimo esempio per chiudere, una cosa che tranquillamente possiamo fare i ragazzi è prendere un esempio tra i tanti, logicamente scelto a caso, ma particolarmente significativo, visto che parliamo anche di guerra chimica, che è quello di Fritz Haber, che è stato premio Nobel nel 18, che però è stato anche inserito, diciamo così, nella lista dei criminali di guerra, perché è lui che studia, diciamo così, il metodo per gasare le truppe. Allora, quindi abbiamo il reperto, cioè nella visita immersiva abbiamo la possibilità di suonare la campanella per l'allarme del gas, e quindi far capire ai ragazzi che c'era questa minaccia terribile. Abbiamo la persona, ok, quindi la persona di riferimento, perché poi è diventato un caso internazionale quello di Fritz Haber, tra l'altro è uscito anche un film proprio su di lui. Ve lo faccio vedere perché ho pochissimo tempo, però ce la facciamo. Non vi faccio vedere il film, ma ecco, tra l'altro amico di Einstein. Einstein dava lezioni al figlio di Fritz Haber di matematica, e in questo caso lo vediamo. No. Vabbè, lo vediamo, insomma, che eccolo qui, che mostra fiero le sue bombe preparate con il cloro. Quindi abbiamo anche il caso internazionale di lui che gasa praticamente 7 km di fronte, e non solo. E poi la cosa interessante, abbiamo anche il caso locale, perché logicamente le scuole, venendo anche soprattutto dalla provincia di Brescia, conoscono benissimo il caso della Caffaro, okay? Che nel 16 il cloro lo preparava. Se leggiamo i libri di Marcello Zane o di Marino Ruzzenenti, questa cosa è spiegata tranquillamente. Chiudo qui perché sennò mi dilungo troppo, se avevo i 5 minuti. Vi faccio vedere solo qualche immagine della trincea. Ecco, lo vedete per esempio, qui si va
diciamo così, dalla piazzola del cannone, quindi con la canna rigata, i ragazzi possono anche vedere cos'è una canna rigata, e si arriva all'ospedaletto da campo. Poi qui non si vede, però dietro c'è un improvvisato cimitero da campo dove si scopre anche cos'è il milite ignoto, perché altrimenti rimane, diciamo così, un'entità astratta. In realtà poi quando lo si chiede ai ragazzi capiscono il senso della cosa. E poi si arriva, diciamo così, ai reperti più classici, anche se ci sono cose effettivamente di notevole interesse storico, alcune cose rare, altre anche uniche, perché effettivamente questa persona sta raccogliendo reperti da ormai 30 anni, dico. Quindi abbiamo per esempio la vetrina dell'ardito. Cos'è che non funziona? Una cosa che non rifaresti nella trincea? Una cosa che hai visto che con i ragazzi dal punto di vista appunto didattico è o non funziona o è più fuorviante che altro? Allora, c'è una cosa che funziona benissimo. L'ho sperimentato ultimamente. Abbiamo avuto tre svenimenti. Abbiamo avuto tre svenimenti in trincea, molto probabilmente perché uno è un racconto sicuramente abbastanza crudo. Okay? Quindi quando si arriva per esempio al morto devi prepararti a fare la posizione antishock, soprattutto alle ragazzine, perché effettivamente quella cosa lì probabilmente tocca. Sì, beh, va specificato, non è un morto realistico. No, beh, certo. No. Per nulla. No, anzi, abbiamo cercato di renderlo addirittura più manichino possibile, proprio perché non volevamo arrivare ad essere troppo realistici, proprio perché volevamo evitare questa cosa e cadere nel film horror, ecco, mettiamola così. E quindi l'importante è che ci fosse per far capire, ma non doveva essere assolutamente una cosa angosciante. E nonostante questo... Che non rifarei, allora, che non rifarei, vabbè, non, probabilmente se avessimo avuto un budget superiore avremmo potuto creare una situazione, diciamo così, più elegante. Avrei evitato il surplus di oggetti, quello sì, sicuramente avrei evitato il surplus di oggetti, perché non riesci a raccontare tutto. Nella parte dei cimeli. Ah, qui. Quindi quello che funziona è la parte trincea. Sì, sì. Funziona anche, secondo me, perché abbiamo evitato di inserire in trincea troppe spiegazioni. Le spiegazioni devono essere date dal racconto, perché la trincea deve essere, diciamo così, la più realistica possibile. Quindi non volevamo inserire fotografie, didascalie che spieghino cos'è il pezzo. A quello ci pensiamo noi. Altrimenti diventava troppo didascalica, diventava qualcosa di altro rispetto alla trincea della prima guerra mondiale. Bene. Come? Accendere? Sì, puoi riaccendere. Passiamo alle domande, anche riferite agli interventi precedenti. Se ci sono curiosità arretrate. No, una domanda a loro, non a te. Ah, anche a te. Quanto dura il percorso di visita? Dura un'ora e mezza. Poi siamo anche, essendo un museo abbastanza nuovo, recente, cerchiamo anche di venire incontro alle esigenze delle scuole. Quindi cerchiamo di capire anche quali sono i loro interessi principali, perché magari alcune scuole sono più interessate davvero alla tecnica, altre più interessate alla storia più classica, insomma. Mentre il ciclo vostro quanto dura? Perché c'è una fase di preparazione alla mostra. La mostra, e poi c'è la fase successiva di... Il laboratorio, 2 ore, compresa la visita alla mostra, dove i ragazzi vanno a recuperare le fonti e quindi c'è 2 ore. 2 ore, sì. Quindi sarà anche il tempo di analisi delle fonti e la condivisione. Contando sul fatto che le classi hanno già trattato la prima guerra mondiale a scuola. Sì, questo è un requisito ovviamente che chiediamo anche noi. Perché alcuni docenti hanno partecipato ai laboratori. Quindi, cioè, non è un requisito necessario, però in genere molti dei docenti che portano le loro classi a fare i laboratori, loro stessi, prima, hanno fatto il corso di formazione. Ah, ho capito. Quindi, certo. Diciamo, cioè, parliamo un linguaggio comune. Sì. Quello può aiutare.
al di là poi dell'argomento specifico. Beh, la cosa che diceva Nioletto stamattina, cioè sulla necessità di instaurare un rapporto tra gli operatori, l'archivio o del museo e gli insegnanti. In questa maniera qua è chiaro che avviene, insomma, se c'è un momento preliminare in cui c'è rapporto tra archivio e insegnanti. È gratuito? No. Allora, l'accesso alla mostra è gratuito. Si paga l'ingresso al museo. Quindi la mostra è un servizio che offriamo in più. La visita guidata costa 5 euro a ragazzi. In genere lo pagano le scuole, per capire, lo pagano le scuole o invece i ragazzini? Cioè, allora funziona? Abbiamo trattato questo tema o non ve ne occupate volutamente? Ecco, la domanda è più questa, che non fare i conti in no, tasca, no. Però la modalità con cui si vende qualcosa a pagamento. Abbiamo attivato le convenzioni, quindi per esempio alcune scuole non hanno pagato perché per esempio la scuola di Castegnato, logicamente essendo collezionista Castegnato, il comune diciamo così, ha aiutato non economicamente ma comunque moralmente e quindi per tutto l'anno scolastico loro sono venuti gratis. Rodengo Saiano anche perché comunque siamo sul territorio di Rodengo Saiano, quindi cerchiamo di instaurare questo rapporto. E solitamente sì, le scuole chiedono l'obolo al ragazzino di modo che possano programmare poi la visita da noi. Avevo una curiosità, il fatto di essere del museo, del deposito del museo della scienza, della tecnica, del cinema, eccetera, la trincea, e vedendo prima e dopo comunque il mega centro commerciale, mi chiedevo se queste tre o altre cose li vivono, come dire, separatamente o c'è un continuo un po' analogico o sono tre puntate diverse? Bah, anche come reazione. Io punto sempre molto sul fatto che comunque all'interno del magazzino c'è una sezione importante dedicata al cinema industriale, vabbè, un po' perché, diciamo così, per mia formazione. Però penso che sia importante che loro sappiano anche, conoscono anche il luogo dove si trovano e il perché noi abbiamo, diciamo così, installato una mostra di quel tipo, anche perché poi parlavo prima di Prevost, venivano fatte scorrere anche delle immagini proprio di Prevost inviato di guerra. E quindi cosa c'è? C'è la persona, c'è il racconto, ci sono le fotografie, ci sono i suoi proiettori, per esempio, perché abbiamo una collezione anche interessante riguardante proprio le macchine Prevost. Quindi sicuramente questo accenno, questa cosa viene raccontata. Riguardo al centro commerciale, diventa il luogo dove loro escono, vanno a farsi la merenda, ecco. Io una sottolineatura simpatica, che anch'io come ho conosciuto la guerra e la pace attraverso i palazzi illuminati e non vedendo i morti, perché i morti comunque rimaneva qualcosa forse legato più al film, no? Invece quando ho visto quei palazzi mi sono identificata in una situazione del genere, allora ho detto cavolo no, proprio, non riesco tuttora a capire come la gente possa parlare che a volte forse in alcuni casi estremi è necessario questa cosa, però è verissimo, perché forse più di, e questo spiega anche perché vabbè, c'è una fragilità comunque in quell'età, no? Quell'arco di età evolutiva che i ragazzi sono abituati a giocare magari anche con videogame, con più colletti, però poi in realtà quando magari ha girato la trincea e ha visto quel morto per terra, si è spaventato per davvero, pur sapendo che era un maligno, capito? Lo spavento proprio è una cosa che loro non si rendono conto. Quindi c'è una fragilità, forse questa io mi permetterei come ex insegnante così di tenere presente, magari uscendolo proprio adesso vedrete, certo. Perché al di là di quello che può essere un po' una scena madre, però c'è sicuramente questo spavento, perché io vedevo le reazioni quando c'era un taglio un po' più certo. Serio, si spaventano. Assolutamente, sì. Sì, sì, il videogioco non li prepara poi, quella che è la realtà. No, viva Dio però, perché sì. Sennò li abituava anche. No, secondo me no, perché il timore che avevamo in realtà quando è stata
quando è stato deciso di costruire la trincea, era la deriva Gardaland. Questo era. Cioè, in realtà di creare uno spazio totalmente, perché questo si lega secondo me a quel che intendevi, cioè di creare uno spazio totalmente chiuso e in sé anche perfetto, totalmente altro rispetto al contesto esterno, in cui entri in una dimensione che è altra, ma che è anche compiuta, e poi a un certo punto ne esci, insomma. E lo temevamo sia dal punto di vista estetico, diciamo, ma anche dal punto di vista del senso del percorso per la persona. Secondo me la trincea, penso che l'hai detto anche, la trincea ha avuto secondo me successo, comunque ha evitato, diciamo, perlomeno questo tipo di deriva, perché è uno spazio, è un tipo di esperienza che richiede comunque una forte aggiunta immaginativa da parte di chi entra. In realtà cioè, si vede questo ingresso, ma te lo devi immaginare tu, quello lì è l'ingresso della trincea, perché una serie di segnali intorno, c'è comunque il pezzo di magazzino che si vede, c'è dietro il pezzo di muro, che è muro, insomma, e quindi non è perfetta. Secondo me il fatto che non sia un'esperienza perfetta aiuta nel senso che il visitatore ci deve mettere del suo, ed è secondo me un modo per evitare quel tipo di esperienza, diciamo finta, no? Di finta verità, che è una delle cose che volevamo evitare, e credo che almeno da questo punto di vista, poi ci saranno di sicuro altri limiti, ma almeno da questo punto di vista questa cosa non è successa. E anche il fatto che, cioè, lui non l'ha detto perché non vuole sottolineare la dedizione che è costata la trincea a lui e alle altre persone che l'hanno fatta, ma è stato un lavoro della Madonna, che si vede però, cioè nel risultato finale secondo me questo è una cosa visibile, cioè è stata fatta a mano, è una cosa vera, e alla fine la cosa fondamentale che si voleva evitare era il finto. Alla fine, cioè la finta riproduzione perfetta della trincea, non è venuta fuori una cosa così, è venuta fuori una cosa che resta simbolica, ecco, e quindi chiede comunque un'aggiunta da parte del visitatore. Questo mi sembra un elemento importante.